dell'inizio, vedete tutto il Novecento, il paese segnato da una serie di barbarie, di guerre civili, di carestie che vengono perché ci sono dei danni della natura, ma ci sono anche delle aberranti scelte politiche che vengono fatte. La grande civiltà cinese è qualcosa che si ferma attorno al 1643, dopo non c'è più niente. I cinesi sono molto bravi a raccontare una storia del loro paese che non corrisponde assolutamente niente alla realtà, così come in qualche modo traspare perché è difficile in 15 giorni, non conoscendo la lingua, passando soprattutto con una delegazione che è ufficiale, quindi con degli interpreti che sono quelli preparati certo, che poi si traducono anche diversamente da quello che ti dice la gente, quindi si vive come c'è stato persino chi si è fatto ingannare nel modo più barbaro in anni allucinanti dell'Unione Sovietica di Stalin, conoscendo il russo andando persino quando ci fu la grande, quella che oggi chiamano che è una tragedia nazionale, la morte per fame, la morte per carestia in Ucraina, dove un terzo della popolazione morì per fame all'inizio degli anni 30, vennero portati degli occidentali, tra cui un giornalista del New York Times, Durante, che scrisse non esiste la carestia, eccetera, morì un terzo della popolazione, quindi viaggiare.